Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi parleremo dei prodotti finiti di giugno, ottobre, di giugno. Ne ho una marea perché ho terminato un sacco di cose, quindi dobbiamo sbrigarci. Partiamo dai integratori. Vi consiglio tantissimo questo integratore di Bisouls Made in Italy, è prodotto in provincia di Parma, a Noceto, senza zucchero, senza glutine, senza lattosa, integratore alimentare a base di sali minerali con magnesio, potassio e sodio, perché oltre a magnesio e potassio perdiamo anche tanto sale quando sudiamo. Buonissimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo, reintegrativo, aiuta il riposo, aiuta i muscoli, aiuta anche il transito intestinale, super super consigliato. Questo l'ho acquistato su Amazon, è la versione piccola, infatti è da, se non sbaglio, 200 grammi, ma esiste anche quella da 500. Consigliatissimo soprattutto chi pratica sport, chi suda tantissimo, eccetera, eccetera. Ho terminato anche Recovery Aminos di Foodspring, sapete che è uno dei miei integratori preferiti. Li utilizzo dopo l'attività fisica in palestra per integrare, appunto, oltre ai sali minerali, anche aminoacidi che aiutano, appunto, la muscolatura, eccetera. E queste sono delle bombe, cioè vi rimettono proprio a nuovo. Se siete uscite dalla palestra morte fisicamente, questo vi mette in sesto subito. Gusto molto molto gradevole, si sciolgono subito, ottimo, ottimo, ottimo. Poi ho terminato Vetexpert strisce depilatorie per le liscia fino a 28 giorni con burro di karité. Queste strisce per il viso mi sono piaciute tantissimo e con queste non mi sono mai pelata. Invece l'ultima volta, perché le ho finite, ho utilizzato altro tipo e mi ero fatta una bella spellatura vicino al labbro. Queste sono buonissime, non necessitano di essere scaldate, basta avere la zona molto asciutta. Io di solito metto un po' di talco, poi le utilizzo, tolgono tutti i peli, lascio la pelle morbidissima, straconsigliati. Terminati due pacchi di veline, questo del DM e questo della Lidl. Poi, terminata un'altra confezione, sapete che avevo preso un super bipacco di Lines e buonissime. Ho deciso di acquistare solo questi semplicemente perché il mio ciclo dura solo 3 giorni. È vero che il secondo giorno è super super abbondante, però comunque un investimento lo posso fare se solo una confezione al mese mi va via. Poi io li cambio spesso. Qua ce n'erano 10, quindi calcolate in 3 giorni faccio fuori 10 assorbenti. Ma sono buonissime, veramente ottime. Profumano di, sono mentolati, poi assorbono l'impossibile e non vi danno la sensazione di bagnato, non danno nessuna irritazione. Costano una fucilata, però sono ottime. Se mi vedete con questa acconciatura è che sono 2 giorni che piove, sole, piove, ma piove potente, tipo bombe d'acqua. Mi sono bagnata come un pulcino nel ritorno a casa. Quindi ho fatto tipo la pettina alla leccata di mucca. Poi ho terminato, andiamo a random. Mandorla e tè bianco, felce azzurro e il bagnoschiuma. 650 ml di prodotto, molto buono, non è la prima volta che lo utilizzo. Piace molto anche a Matteo, infatti mandorla. È delicato, lava bene, ha una buonissima profumazione non secca, tendo spesso a riacquistarlo. Ma se mi sposto le cose in avanti, magari mi faccio un favore invece di girare, sì. Poi ho terminato Pure and Fresh freschezza a lungo con 0% di sale d'alluminio, 24 ore di protezione della CN. Questo è uno dei miei deodoranti preferiti perché ha la stessa profumazione di Nivea che io adoro, costa meno della metà e su di me dura tantissimo. Io vi dico sempre che non ho la sudorazione acida, io voglio sudare e profumare. Questo è molto delicato, non irrita, vaporizzazione super super fine, per me va benissimo. Tra l'altro è la versione vegan, però un po' non riuscivo a trovarlo, adesso è ritornato e mi trovo sempre bene con questo deodorante. Terminato anche detergente intimo lenitivo pH 4.5 con bisabololo ed estratto di camomilla, ideale per chi è soggetto a fastidi intimi di Sauber. Io non ho fastidi intimi, grazie al cielo non li ho mai avuti particolari. Questo è delicato senza sless con tecnologia antiodore, 200 ml di prodotto, 12 mesi di PA. Mi è piaciuto tantissimo come detergente intimo, molto delicato, lava bene, non va a seccare, anche sotto ciclo si è comportato bene, ve lo straconsiglio. Poi ho terminato questo Beer Party Natural Refreshing Shower Gel di Skin Evolution by Natura Siberica con Blueberry.
Beerberry Wild Organic Honey, con vitamina A e vitamina B5, estratto di menta. Mi è piaciuto come profumazione perché ha una profumazione molto delicata, essendo un prodotto biologico con 95% di ingredienti naturali, molto delicato, sa un pochino di miele come tutti i bagnoschiuma che ho acquistato una volta in campagna di natura siberica. Non lava particolarmente perché è stra delicato, ma la cosa che mi disturbava è che dentro aveva dei glitter. Ah, io non amo i glitter né negli oli per il corpo né nei bagnoschiuma né nelle creme, li detesto proprio. Però è delicatissimo, insomma, per una lavata e via, ma non lo ricomprerò. Ho terminato Felce Azzurra Summer Bronze con Coco e Yuzu. Questa era un'edizione che è uscita un anno fa, 2 anni fa. Dice prolunga l'abbronzatura. Vabbè, noi qua l'abbronzatura chissà quando la vedremo. 250 ml di prodotto, è un dolce schiuma. Molto molto carino, non va a seccare la pelle, ha una buona profumazione di yuzu e cocco, proprio se essendo noi entrambi potrei anche ricomprarlo se lo trovassi in offerta. Mi sono trovata molto bene con Silky Oil, con olio di cocco e lavanda gel doccia di Palmolive, questo è buonissimo, sapeva di cocco ma molto molto leggero, anzi si sposava benissimo con la lavanda, entrambi delicatissimi, rilassanti. Un buonissimo bagno schiuma, delicatissimo, anche questo faceva una leggera schiuma, lavava molto bene il corpo, lasciava la pelle morbidissima, quindi ve lo consiglio. E poi per l'ultimo, per il corpo, ho utilizzato sapone naturale vero Marsilia, il propolo emolliente protettivo. Sapete che io con le saponette mi ce lavo le ascelle, questa saponetta l'avevo acquistata alla Conad quando c'erano espositore di produttori locali. Sono 150 grammi di saponetta, ovviamente la Marsiglia è molto più sgrassante del mio amatissimo Dove, mi trovo benissimo comunque per togliere la patina del deodorante. Sempre per quanto riguarda il corpo, butto stacca, ma veramente è pessimo, l'ho già utilizzato in passato, mi ero dimenticata, stavolta lo butto. Questo sapone sfogliante vulcanico, sempre di natura siberica, non mi piace perché è una pappetta gelatinosa che non fa un tubo di niente, guardate, sembra tipo catrame, vedete come scende, non ha all'interno i granuli, non si scioglie con l'acqua, sporca la doccia, sa di terra, fango, non si sa, assolutamente no, da buttare, io non voglio lavare la doccia con tutto sto schifo là sotto. Ho terminato anche Superfood Talasso Scrub Emolliente con estratto di melagrana di Geomar. Questo scrub mi è piaciuto e non mi è piaciuto, sono 600 grammi di prodotto. Allora, mi è piaciuto perché è seriamente uno scrub emolliente, è ricchissimo di oli, è stra coccoloso, piacevole da utilizzare, lascia la pelle nutrita, morbidissima proprio grazie agli oli contenuti. La lascio proprio elastica, che non necessita assolutamente della crema dopo. Il problema è che è molto molto delicato. Questi burri, questi oli vanno a sovrastare proprio la sua azione esfoliante nota da Geomar. Quindi mi è piaciuto perché comunque mi è piaciuto come mi lasciava la pelle, stra super delicato. Non mi è piaciuto a livello di esfoliazione perché è troppo troppo blando, quindi l'ho utilizzato più di una volta alla settimana. Quindi scusate ma c'è la pupi, quindi è indicato per chi pupi ha una pelle molto delicata, molto sensibile, ma allo stesso tempo secca. Non ho disdegnato, ma questa versione probabilmente non la ricomprerei, però nella vita mai dire mai. Poi per quanto riguarda i capelli ho terminato due prodotti miei matissimi che mi mancano da impazzire, perché adesso sto utilizzando un prodotto da supermercato che mi fa cacare. Però come vi dico sempre, quando provi la cioccolata poi è difficile tornare indietro. Allora, questo è pH Balance Shampoo bilanciante della linea Grow Gorgeous Intelligent Hair Care Glossy Healthy Looking Hair. Questa linea qua di cui vi ho parlato, terminato sia balsamo che shampoo, buonissimi. Allora, è un trattamento completo per andare a rinforzare e lucidare i capelli,
risanarli e ovviamente mantenerli sani. Mi è piaciuto tantissimo, shampoo delicatissimo. Io ci facevo due passate e con questo shampoo io lavavo i capelli una volta alla settimana, nonostante le intemperie, nonostante il lavoro, che comunque i capelli che si impregnano di odore, eccetera. Ho sempre avuto capelli voluminosi, morbidi, stralucidi e puliti a inverosimile. E io non ho i capelli grassi, io ho i capelli normali che tendono al secco e favolosi. Il balsamo è super 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 districante, va a nutrire il capello, sembra che le dia più non compattezza, ma proprio più consistenza. Sono belli come se uscissi dal parrucchiere, voluminosi, morbidi, lucidi, corposi. Questa linea è pazzesca, non appesantiva assolutamente. La cosa che proprio mi è piaciuta tantissimo è che mi lasciavano i capelli puliti per una settimana, quindi non avevo sto cavolo di pallino di programmarmi la giornata quando devo lavare i capelli. E resistevano anche al sudore della palestra. Comunque, ragazze, capelli perfetti. Mi manca tantissimo adesso. Sto usando un altro shampoo che non mi dà assolutamente soddisfazione, ma di Grow Gorgeous voglio provare altre linee, ma questa straconsigliata. Sapete che ho amato tantissimo anche la maschera, 250 ml ciascuno, mi sono durati 4 mesetti buoni, mi sono durati anche 5, quindi cioè, la spesa vale assolutamente la qualità. Consigliati, super consigliati. Poi mi sono dimenticata di farvi vedere due dentifrici. Ho terminato Bio Repair Pro White, ripara lo smalto donando bianco e lucentezza. Questo è uno dei miei storici, mi trovo bene, lava bene, è una pasta dentifricia che comunque deterge i denti senza andarli a aggredire, ma allo stesso tempo curare. E Matteo ha terminato Marvis, questo verde, gli piace di più la versione blu, ma anche questo verde gli piace tantissimo. Devo dire che l'ho provata anch'io e questa mi dà meno fastidio di quella della blu. Comunque un bel refresh. Sembra di lavarsi veramente i denti col colluttorio, anche buono. Passiamo al viso, che qua, ragazze e ragazzi, ne ho veramente una caterva di prodotti. Tantissimi bocciati, tantissimi. Ho finito delle ciofeche che non vedevo l'ora. Allora, terminato Quovis i dischetti, che suppongo li abbia trovati all'INS, 100% puro cotone, buoni ma troppo troppo sottili, ma sono dischetti da battaglia. Detergenti, ho terminato questa ciofeca mousse detergente viso delicata con vite rossa resveratrolo dell'Idea. Non mi è piaciuta per niente, è una mousse inconsistente che non deterge bene secondo me il viso, perché proprio dopo un po' svanisce, ma la cosa brutta è che secca la pelle. È una linea indicata per le pelli più mature, quindi se è suicidato vi mostro questa più esigente, più qualcosa di emolliente. Questo invece mi andava a seccare la pelle con una profumazione terribile, quindi no, là c'è il pack. Adesso con Camomilla giocherò un pochino. Sempre come detergente ho terminato Revitalift Vitamina C con acido salicilico. Mi è piaciuto molto questo prodotto, non in quanto è prodotto da paragonare alla ROC, perché sono due cose completamente diverse, anche se il colore, gli attivi e il pack si ispira tantissimo. Detergeva bene, sulla mia pelle era molto molto delicato. La cosa bella è che lasciava la pelle luminosa, pulita, ma soprattutto setosa, quindi ve lo consiglio. È una pelle sensibile e non mi ha dato assolutamente fastidio. L'effetto esfoliante, levigante non l'ho visto, però è un detergente buono, forse un po' caretto per quello che fa per il. Ma insomma, se proprio vogliamo un detergente con un trattamento specifico, io mi butterei su ROC. Terminato Dermalogica Pre-Cleanse, questo olio detergente. Anche questo purtroppo è un bocciato, anche se come prodotto è veramente super funzionale. È un olio detergente che scioglie benissimo il trucco, molto molto velocemente, non lo va a sgretolare ma lo va proprio a sciogliere. Rimuove perfettamente tutto il make-up senza andare a aggredire la pelle. L'unica sua pecca è che ha dentro il mentolo qualcosa di balsamico, e questa cosa io non la concepisco assolutamente nei prodotti che vanno nella zona pericolare. Quindi per me è bocciato per questo, perché mi andava a irritare gli occhi sempre, sempre piangevo cipolle, ma per il prezzo che avevo preferivo smaltirlo proprio sul viso, cioè utilizzarlo per quello che lo acquistavo. Non ve lo consiglio per lo struccaggio degli occhi, e non ve lo consiglio se avete la pelle sensibile, anche se come prodotto in sé mi è piaciuto, se non fosse per questa grande pecca.
Poi tonici, aiuto, qua ce ne sono delle... Allora, partiamo da quelli bocciati. Ho finito tre cavolate, per non dire parolacce, uno che è l'amore della mia vita. Allora, il primo, tanti prodotti magari non vi ho fatto vedere nei top flow perché magari li ho utilizzati anche negli anni precedenti, quindi non vi propongo la stessa solfa, i stessi prodotti, cioè non si può vedere. Allora, ho terminato questo tonico di aloe verde purificante per pelli impure con argilla all'interno, estratto di tè verde, certificato Natural Vegan. Ok, sapete che io nella mia routine ogni tanto introduco un tonico purificante perché non vado spesso a fare le maschere purificanti, ho una pelle abbastanza pulita, normale, normalissima e secca, quindi non necessito di detossinare, purificare continuamente, anzi lo faccio veramente di rado. Allora, l'ho già utilizzato in passato, mi era piaciuto, questo è il nuovo pack, pessimo, è talmente alcolico che quando lo applico sul viso, neanche nella zona contorno occhi, perché non l'avrei mai fatto, cioè mi viene una vampata di vodka che mi brucia tantissimo gli occhi, è stra sensibilizzante, pessimo, e non lo consiglio neanche per le pelli acneiche, perché comunque la pelle acneica è una pelle infiammata, tu ci vai a buttare benzina sul fuoco, non ve lo raccomando. Terminato il tonico BioSurge, lozione tonificante idratante di Biotherm, un'altra stragrande delusione, è un tonico che non fa niente, neanche tonificare, sembrava di mettersi l'acqua del rubinetto, ma ci credete? Niente, ma niente, mi dava un nervoso utilizzare questo prodotto che non vi dico, odio utilizzare i prodotti che non fanno niente, cioè né compattezza, né levigatezza, né refresh, niente, acqua del rubinetto, vale il prezzo che ha? No. Terminato un'altra cavolata che si è ispirata alla skincare coreana, che è questo tonico l'acido ialuronico di Royal Beauty con potenti estratti vegetali e donazione antiossidante, idratante, migliora l'elasticità della pelle? Assolutamente no. Un altro tonico che è di acido ialuronico, come percezione, come effetto sulla pelle non aveva niente, anche se ce l'aveva nell'inci. Anche questo sembrava di mettere l'acqua fresca. Allora, il prodotto pack bellissimo, tutto quello che volete, non ho notato né azione levigante, né compattante, né elasticizzante, né levigante, un bel niente, fico secco, quindi per me è pessimo. Dice made, dove l'ho letto? Cioè l'ho letto poc'anzi, made in PRC, però no, ispirato alla cosa coreana, ma di coreano, Royal Beauty, lascia stare, adesso ho il siero da utilizzare, mi viene un po' d'ansia, ma ci tocca. Grande amore, io adesso ragazze e ragazzi, non so se avete notato, sono in stop d'acquisti, perché comunque utilizzo le cose che ho, ma sicuramente in futuro voglio approfondire questo marchio e acquistare parecchie referenze, e sto parlando di Lumene, prodotto eccezionale, secondo prodotto che provo, secondo prodotto che amo, e qua sono andata in lutto quando l'ho terminato. Questa è una lozione idratante, acqua luminescente con acido ialuronico e la betulla nordica, ovviamente, dove c'è betulla c'è kate, l'elisir di giovinezza che vi ho sempre raccontato, che lo bevevo anche da piccola. 97% di ingredienti naturali, esiste la versione anche più grande, cioè da farsi il bagno come Cleopatra, buonissimo, idratante, rimpolpante, rinfrescante, ha anche un potere astringente ma non aggressivo, perché contiene anche il sale e l'acqua di mare, quindi vi dona quella pelle bellissima quando siete in vacanza, ottimo, in più idrata, rimpolpa, illumina tantissimo, è un tonico stupendo, perché ha una pelle grassa ma vuole qualcosa di idratante, lo può utilizzare anche a posto del siero, perché è un tonico un po' più corposo, è proprio una lozione, ma io proprio mi ci sono lavata e mi è durato tantissimo, stra consigliato. Andiamo ai sieri. Allora, ho terminato questo gel intensive siero l'acido ialuronico 4D della Sien, ve l'avevo già detto che ne avevo due, questo non era il pescato dei finiti di qualche mese fa, questo è quello che avevo a casa di Matteo e finalmente l'ho finito, è un prodotto buonissimo, l'unico acido ialuronico in gel corposo che mi è piaciuto, nel senso che io non amo molto i gel all'acido ialuronico, questo era corposo che faceva un'esplosione sul viso, rimpolpava tantissimo, lasciava la pelle super levigata, quindi un siero che costa poco ma veramente vale la pena. Quando ritrovate questa linea compratela, perché è un acido ialuronico veramente ottimo.
sempre buonissimo, pazzesco, questo Hydra B5 Intense Hyaluronic Acid con il booster all'interno di Medicotto, un siero più costoso rispetto a quello, quello di Siene, tipo, quello costa meno di 5 euro, questo ne costa quasi 80, ma un siero che è un gioiello pazzesco, un siero idratante, levigante, rimpolpante, illuminante, distensivo, era molto fluido rispetto a quello della Siene, sembrava che la pelle proprio lo beveva appena si adagiava sulla pelle. Mamma mia, che bel prodotto, bel prodotto. Se volete farvi fare un regalo, un investimento, ottimo. E dura anche tantissimo perché basta veramente 4-5 gocce. Spettacolare. Vi parlo di un altro, di altre due serie che mi sono piaciute, poi delle ultime due cacate. Allora, mi è piaciuto tantissimo Revita Lift Clinical Vitamina C, acido salicilico di L'Oreal. Molto buono come siero, uguale identico a quello della Roche-Posay per quanto mi riguarda. Forse quello della Roche-Posay è leggermente più unticchioso, ma comunque io amo queste texture, ma ad occhi chiusi non riuscirei a distinguerle se proprio non andasse a tastarlo bene. Quindi un ottimo siero, illuminante, compattante, rimpolpante, idratante, ottimo, mi è piaciuto tantissimo. Io quest'anno ho deciso di utilizzare la vitamina C alla sera, come ve l'ho già detto, e mi chiedete: hai notato la differenza? E sì, l'ho notata, sì. Quindi d'ora in poi utilizzerò la vitamina C alla sera e al mattino un siero antimacchie. Questo è un buonissimo prodotto se non volete prendere quello della Roche-Posay. Tuttavia non è un siero low cost, cioè ci sono 10 euro di differenza, ecco, se proprio. Però è una buonissima alternativa. Terminato il siero di Bioglea, siero viso idratante 30 ml, non ho la scatola perché è stato un regalo di Natale di Matteo e mi ha tolto la scatola, non lo sapeva che io ho bisogno di scatole. Buonissimo siero idratante e anche nutriente, perché era un siero in crema bello corposo, anche se sul viso aveva quasi una texture burro che si scioglieva, comunque molto idratante, nutriente, elasticizzante. Non ho idea dove lo potete trovare, dice Made in Italy, San Giuliano Milanese, quindi è milanese come marchio, io non lo conoscevo. Molto buono, indicato anche per le pelli mature. La ciofeca è questo Beauty Expert Plump Glow Serum con 0,3% poliglutamico e 2% di acido ialuronico. Poliglutamico è il nuovo acido ialuronico vegano che è un estratto di fagiolo. Non mi è piaciuto perché è un siero inconsistente che non rimpolpa, non trattiene l'acqua, non idrata, non fa un bel niente. Ho amato il siero alla niacinamide, il siero ai ceramidi di Balea, questo non mi è piaciuto per niente perché per me è acqua fresca e non ci spendo anche quei 4-5 euro per un'acqua fresca, cioè ok il prezzo però anche un minimo, Non mi è piaciuto. E mi è piaciuto questo siero schiarente di Kiehl's, è stata una tortura bubbonica perché è un siero che mi piace come texture, mi piace come prodotto, nel senso che è andato a lenire la pelle, a rinfrescarla, leggermente a idratarla. Purtroppo questo siero è indicato come un siero antimacchie e lo boccio proprio per questo, perché ha gli effetti completamente diversi rispetto alla dicitura, e questo siero non è che costa 10 euro ma ne costa 50-60, questa era in edizione limitata natalizia. Qua dice correttivo dark spot eccetera, no, contiene potente complesso di vitamina C, peonia e l'estratto di betulla, ma appunto betulla è antiossidante e super lenitiva. Infatti io cosa vi ho detto? Che ho trovato che questo siero sia stato super lenitivo e confortevole, ma non era antimacchia, né correttivo, né schiarente, né niente. Quindi lo boccio perché non rispetta quello che dice, ma come siero nelle sue altre vesti mi è piaciuto, ma non lo ricomprerei comunque perché sa un tantino di alcol e non mi ha svoltato l'esistenza per il prezzo che appunto aveva. Poi ho terminato questo contorno occhi che non ne potevo più, anche questo è un strabocciato. Che brutto ragazzi utilizzare i prodotti che non ci piacciono piuttosto che non buttarli. Questo Defense My Age Gold, crema fortificante occhi e labbra. Non mi è piaciuta, non trovo neanche la scatola. Una ragazza di voi mi ha chiesto: come mai non ti piace questo contorno? Che non mi piace, cioè,
È una crema abbastanza corposa che è indicata per la sera perché è un prodotto anti-age. Io non ho visto nessun effetto né nutriente, né elasticizzante, né distensivo, né lo sguardo più riposato, disteso, niente se non un'azione leggermente idratante. Se voglio un prodotto idratante, mi compro un contorno occhi che costa un quarto del prezzo che ha. Poi ho terminato due creme viso, ho terminato questa Re-Night Cream di Comfort Zone, crema vitaminica 30 ml, praticamente è una deluxe size, buonissima, di questo ve ne ho parlato nell'altro video, cioè recente. Una crema che contiene acido ialuronico, l'estratto di goji, vitamina E, macadamia, che va a rigenerare la pelle durante la notte ed è così proprio, nutre, idrata, elasticizza, illumina, distende, rassoda. C'è una crema fantastica con una texture fantastica perché è leggera ma si sente che è ricca di attivi, anche se si assorbe subito e al mattino proprio si nota la differenza. Cioè sono creme intelligenti, ve lo dico da sempre, vale la pena provarle perché non si capiscono subito, però gli effetti si vedono. Ho terminato questa crema di cui non ve ne ho mai parlato perché non l'ho capita, quindi non, cioè io non riesco a fare un contenuto dove non so cosa dirvi su questo prodotto. Supra Radiance Nuit, crema rinnovatrice detox di L'Irak. Questo penso che sia il secondo prodotto che mi delude, ma il caso vuole che fanno parte della stessa linea detox, quella anche del siero, avete presente, con i glitter che vi ho detto che non mi ha fatto wow, anzi, la stessa cosa anche questa. Pensavo che fosse una crema inizialmente sfogliante, qualcosa, invece è una crema semplice per il prezzo che ha, anche no, cioè non ho visto nessun effetto illuminante, detossinante né nulla. Era una crema molto soffice che andava a idratare, a elasticizzare la pelle, però non ho visto nessuna miglioria sulla texture, sulla compattezza della pelle, magari anche sulle macchie, sull'aspetto uniformante. No, visto che dice Supra Radiance, mi aspetto un Supra Radiance, invece è una crema idratante. Anche in questo caso, se voglio una crema idratante, piuttosto vado su Hydra Genius normale. E questa, cioè, un po' ingannevole. Poi ho terminato i ceratini per il naso che ogni tanto faccio, fanno il loro lavoro, se ne avete due o tre li tira via. Sono in lutto e se anche voi amate questo prodotto sarete in lutto anche voi perché non fanno più questo prodotto, è uscito fuori produzione, quindi bisogna andare a razziare tutti i prodotti che sono rimasti di questa linea. Sto parlando di scrub and mask di Filorga. Questa è una maschera che svolgeva due azioni, sia quella esfoliante meccanica sia quella ossigenante grazie all'ossigeno, perché appunto ha dei granuli sabbiosi all'interno che si andavano a massaggiare, a lasciare in posa, poi si facevano tutte le bolle. Quando si toglieva questo prodotto si aveva una pelle stupenda, non so, stupenda, levigata, pulita, compatta, wow. Non lo fanno più questo prodotto. Quando ci sono i prodotti belli non li fanno più, infatti sono in stralutto. Aveva questo packaging super super comodo che si andava a schiacciare, niente, non lo fanno più purtroppo. L'ultimo prodotto che ho terminato è Super OV Vitamina C crema antimacchia di Ambre Solaire di Garnier, anche di questo ve ne ho parlato, SPF 50, vitamina C, vitamina E. Non mi è piaciuto questo prodotto perché mentre quella della Garnier ho amato, cioè Garnier quella in tubo, ho amato quella, la vitamina C, quella niacinamide, no? Questa, alla vitamina C la trovo troppo pesante, che rimane in superficie, che si rischia di trasudare, ogni tanto fa i birulini, non mi è piaciuta particolarmente. Invece la versione all'acido ialuronico sì, entrambe caratterizzate da una texture fluida, solo che quella si assorbiva, questo si assorbiva ma si sentiva sulla pelle. Preferisco l'altra, l'acido ialuronico di questa versione. Comunque trovate la recensione completa di due prodotti. Terminata e avanti un altro. E nulla ragazzi e ragazze, io ho terminato. Fatemi sapere se avete provato qualche prodotto, se vi sono stata di compagnia utile. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo alla prossima.